Voglio cogliere l'occasione di questo velocissimo intervento per sostituirmi, se me lo si consente, alla rappresentante del governo nel dare la risposta alla domanda posta dall'amico collega Capezzone, il quale chiedeva come si conciliassero queste norme che producono incrementi di tasse e tariffe con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Renzi rispetto alla necessità di ridurre le tasse. Ecco, collega, si conciliano allo stesso modo con cui stanno in rapporto l'atteggiamento del Partito Democratico su questa legge con un post pubblicato il 3 di giugno del 2011 dall'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi, il quale in occasione del referendum sull'acqua scrisse: vado a votare e voto sì all'acqua pubblica, esattamente allo stesso modo. Bravo. Grazie. Adesso deputato Bianconi. Grazie Presidente. L'onorevole Capezzone dà modo di essere contraddetto lui dai suoi colleghi di gruppo. Ha detto che come si concilia, ha chiesto all'onorevole Velo, come si concilia la grave contraddizione del Presidente del Consiglio che da una parte dice che vuole abbassare le tasse alle imprese e dall'altra invece propone nuove tasse. Ma io direi che questo è pienamente coerente col comportamento del Presidente del Consiglio, come ha fatto come ha detto anche l'onorevole Lanfranco, e che la grave contraddizione sarebbe stata un'altra, che dicesse una cosa e la facesse, cosa mai verificata fino ad adesso. Quindi qui c'è piena coerenza di comportamento e non abbiamo bisogno di nessuna spiegazione. Grazie, deputato Bianconi. Allora, io non ho più... Sì, deputata Roccella, prego. Grazie Presidente, solo per sottoscrivere l'emendamento e aggiungere che è stato detto qui che sono in campo due visioni del mondo. Io direi che più che altro sono in campo due metodi. Uno, un metodo di governo improntato all'assoluta superficialità delle valutazioni e che punta all'effetto immediato sul piano comunicativo, e dall'altra parte un metodo sempre più raro che punta invece alla responsabilità. Grazie. Sì, grazie. Allora, nessun altro è iscritto a parlare. Dunque, dichiaro aperta la votazione sul 12.51.